dal gol, forse era l'unico modo per sbloccare una partita brutta, brutta. Eh sì, vedendo come è iniziata la partita, come è stato il primo tempo, abbiamo visto che facevamo fatica a costruire. Sì, l'unico modo era sfruttare un contropiede su un errore loro e meno male ci siamo riusciti. Prossimo. Vincere partite così sono segnali importanti però, Cioè noi vabbè, tu non c'eri 2 anni fa, però di campionati hai vinti anche tu. A noi viene in mente una partita vinta nell'anno della promozione contro il Cosenza, 1-0, una partita brutta come il resto. Però sono quelle vittorie che ti fanno capire. Non arrivo a dire che già che l'anno giusto, ma che ci sono segnali da sfruttare, no? Sei d'accordo? No, segnali, certo, positivi. Quello purtroppo non è impossibile giocare tutte le 38 partite bene a calcio. Ci sono quelle squadre che ti vengono a prendere alti, ti pressano tanto o giocano queste palle sopra che è difficile di giocare tutto sulle seconde palle e cercare di ripartire in contropiede, e questa era una partita di quella, e riuscire a vincerla sì è un grande segnale perché sono partite che sono difficilissime. Prossimo. In una partita così con poche occasioni da parte nostra, quando ti arriva una palla così hai tempo di pensare che non puoi sbagliarla oppure... Ah, vabbè, quelli sono altri troppo veloci. Io in quel momento ho visto che ha preso palla Marco e so che da lì mette il cross, quindi l'unico mio pensiero era entrare dentro l'area di rigore, e lì per fortuna ho visto che il portiere ha letto male la traiettoria, io ho dovuto solamente spingere la palla dentro. Come vedi questo alternanza, tu vai davanti? No, io sono tranquillissimo perché anche quando ci ho avuto il mister in C a Venezia c'erano sempre questi interscambi tra gli attaccanti, ma non mi preoccupa perché io cerco sempre di farmi trovare pronto sia che gioco dall'inizio che se entro 5 minuti dalla fine, quindi sono tranquillissimo. L'ultima oppure se... Una volta si può anche essere oggettivi sportivi, dire che c'erano il calcio di rigore, non so se l'hai rivisto per il Pordenone, adesso che è finita, ci è andata bene, perché poco fa Tedino era molto arrabbiato, insomma. Quello di Chance lo intendo, lo sgambetto su Pellegrini. Quello che l'ha dato simulazione? Smetto, sì. Ah, non l'hai ancora rivisto? Lo so perché non l'ho rivisto. Cioè a me dal campo sembrava che si fosse buttato dopo, però niente. È rigore netto. Per una volta, quanto per me. Ah, ci sta. Anche no. Questo fa parte del calcio. Sì, indubbiamente. Grazie. Sì.